della parrocchia di San Paolo i venerdì di riflessione, di confronto e di proposta. È un'iniziativa organizzata da Don Gianni Falco che anche quest'anno prenderà via fra poco con una serie di appuntamenti davvero interessanti. L'argomento di quest'anno, Don Gianni, è la bellezza salverà il mondo. È una Sì, domanda, ecco il sì, punto interrogativo. Ecco, secondo lei, Don Gianni, salverà davvero il mondo la bellezza? Potrebbe, mettiamo un'eventualità, potrebbe salvare il mondo. sì. Sì, se questa bellezza arriva al cuore delle persone, e poi naturalmente dal cuore delle persone può uscire allo scoperto nella società, nelle famiglie, potrebbe veramente, ecco, cambiare le cose, cambiare il mondo. Ecco, intanto lei nella locandina e nel pieghevole di questa serie di eventi ha scelto una bellezza naturale, Sì. ma veramente molto naturale e molto d'effetto, una distesa infinita di girasoli. Sì, l'ho voluta scegliere per questa ragione, perché penso che dovremmo essere un po' tutti come dei girasoli. Cioè, parto un po' da questa constatazione. Oggi viviamo una vita molto frenetica, una vita carica di problemi, di difficoltà, certe volte anche attraversata da sofferenze, da disagi e tutto. E forse non riusciamo più a vedere quelle bellezze anche nascoste che ci portiamo dentro, che ci sono magari a livello così di famiglia, a livello anche così di persone, di società. E noi dovremmo riuscire ad essere un po' tutti come dei girasoli che si girano verso il sole, cioè che sanno guardare la luce, che sanno guardare la bellezza che c'è attorno. Però bisogna girarsi, bisogna fermarsi e guardare. Ecco, Ecco. dovremmo diventare un po' tutti questi girasoli Allora, che come guardano. fare per diventare dei girasoli o perlomeno per cominciare a riflettere sul fatto che si potrebbe essere un po' di più girasoli? Seguendo queste conferenze organizzate da Don Gianni Falco a Cuneo nel salone della parrocchia di San Paolo, ma non solo, perché adesso scopriremo che non sono tutti lì. Iniziamo questo venerdì, venerdì 2 ottobre, come mantenere una bellezza fisica naturale oppure quella artificiale. Qui entriamo proprio a Sì. gamba tesa nell'argomento che tocca Sì. molto, l'aspetto fisico. Ecco, la Sì. ricerca a tutti i costi della bellezza con dei canoni che sono molto umani, no? Scelti da Certo, noi e sono certo. canoni materiali. Quindi di questo ci parlerà ovviamente un chirurgo Sì, beh, estetico. intanto direi, ognuno di noi ha una sua bellezza, che deve valorizzarla, quindi una bellezza fisica, ognuno ha in se stesso, ecco, questa sua bellezza, anche la persona anziana con le sue rughe, ecco, dice una bellezza, perché dice magari lavoro, dice fatica, dice donazione. Però accanto a questa bellezza oggi tante volte si cerca una bellezza artificiale, una bellezza artificiale che a volte può essere un po' un sintomo, ecco, di qualcosa che manca all'interno, cioè una bellezza interiore. Allora si va alla ricerca, magari anche spasmodica, anche a volte può essere pericolosa, di qualcosa di artificiale messo addosso che poi può avere anche delle conseguenze negative. Ecco, il professor Giovanni Ostuni affronterà anche questo tema, questo argomento, cioè mantenere ognuno di noi una sua bellezza interiore o anche esteriore. Ma nel medesimo tempo, ecco, metterà anche un punto interrogativo su questa ricerca, ripeto, a volte magari spasmodica, e quindi ambigua, di questa Ecco, in bellezza. questa ricerca, Don Gianni, c'è anche un po' la perdita dell'unicità della persona, perché in realtà si va verso una sorta di omologazione dell'aspetto fisico, cercando di cambiarlo in maniera artificiale. E questo in fondo è andare un po' contro se stessi, contro se stessi, perché ripeto quello che dicevo prima, ognuno di noi anche fisicamente ha questa sua bellezza che esprime la persona, in quel modo io rischio di tradire un po' me stesso, ecco, e quindi di mettere qualcosa di posticcio, ecco, addosso, che non è mio, che non mi appartiene. Passiamo dopo questa entrée così diretta sulla chirurgia estetica che va per la maggiore, lo sappiamo, ai tempi nostri. Passiamo al venerdì successivo, 9 ottobre, qui usciamo dal salone parrocchiale per andare direttamente nel salotto buono della città di Cuneo, al Teatro Toselli. C'è una rappresentazione, ecco, è una rappresentazione di un libro.
di fama internazionale, devo dire uno dei miei preferiti, perché è stato uno dei primi classici che io lessi quando ero ragazzina, Delitto e Castigo di Dostoevskij. Sì, abbiamo scelto questo anche perché il titolo praticamente è preso proprio da Dostoevskij, ci abbiamo messo il punto interrogativo proprio perché il percorso deve essere un interrogarsi su questo. E però mi sembrava interessante questo collegamento, perché in questo libro noi abbiamo anche un percorso di maturazione, cioè da una situazione negativa di un delitto, ecco, poi c'è un cammino di rinnovamento, c'è un cammino verso una ricerca di una serenità, di un perdono, di una pace, quindi di una bellezza interiore. Ecco, e mi sembrava che esprimeva bene ecco, un po' il tema, ecco, di questo percorso, questo camminare verso una bellezza interiore, pur partendo magari da criticità, da situazioni negative, ecco, però non fermarsi, non ripiegarsi su questo, ma fare un cammino verso qualcosa di significativo. C'è sempre una speranza, insomma, ecco, anche nelle grandissime difficoltà, anche nei momenti peggiori, per poter fare un cambiamento, un rinnovamento interiore e quindi risalire. E questo verrà rappresentato sia attraverso appunto gesti, parole, ma soprattutto anche attraverso la danza. Passiamo al venerdì 16 ottobre e qui parliamo di cibo bello e responsabile. Sì, il cibo ha anche una sua bellezza, però ha una sua bellezza se è assunto, ecco, con responsabilità, responsabilità verso se stessi, ma anche responsabilità verso gli altri, perché da dove arriva questo cibo? Tante volte arriva da situazioni negative, da situazioni di ingiustizia, ecco, quindi sapere oggi anche scegliere con responsabilità, ecco, il proprio cibo. Proseguiamo sempre nei venerdì di ottobre, la bellezza della ricerca, e qui abbiamo un amico di Don Gianni. È un amico, sì. E pur, ecco, con i suoi lunghi anni, ecco, tanti anni, eppure ha voluto, vuole venire a testimoniare proprio la bellezza di una ricerca che è stato un po' il filo di tutta la sua vita, e ancora oggi lui lavora al CERN a Ginevra. Stiamo parlando di Antonino Zichichi. Antonino Zichichi è una persona sempre che direi si ascolta volentieri, una persona simpatica, una persona che sa affascinare, ecco, col suo modo di parlare, ma soprattutto anche con la sua testimonianza di vita. L'arte è un orizzonte di bellezza, beh, la bellezza nell'arte va da sé, che la andiamo a cercare costantemente. Certo, e abbiamo veramente un maestro, perché il professor Salvatore Settis è veramente un esperto in questo settore, e penso che sia anche una cosa bella, ritornando a quello che dicevo prima, in questa vita, no, tante volte frenetica, non sappiamo più fermarci a contemplare, ad ammirare, ecco, queste bellezze di cui la nostra Italia è ricchissima, ecco. Come è vero, abbiamo un paese che sicuramente, magari non dico il più bello, ma quasi fra i più belli del mondo, e quindi dovremmo tutelare un po' di più tutte le bellezze che abbiamo. Passiamo al venerdì 6 novembre, quindi entriamo nel mese di novembre, bellezza del cambiamento della propria vita, qui entriamo di nuovo in un discorso più introspettivo. Sì, questo Pietro Sarubi, che lui appunto è stato l'attore lì nel film La Passione di Mel Gibson, che porterà direttamente la sua esperienza, come veramente impersonando questo personaggio di Barabba, ecco, questo evento gli ha creato un problema suo interiore, e di lì è partito anche per lui un cammino di rinnovamento, di approfondimento e quindi anche di bellezza interiore. Quindi sarà una, penso, una testimonianza anche molto forte, ecco, su questo cammino che si può sempre fare verso la bellezza. Venerdì 13 novembre, la bellezza della natura, e qui Don Gianni, lei ha pensato non tanto al contemplativo, ma a chi fa fatica per riuscire ad ammirare veramente l'essenza della bellezza della natura. Quindi avremo questa, diciamo pure questa ragazza di 28 anni,
che è stata appunto la seconda donna al mondo che ha scalato il K2, che porterà veramente una testimonianza di impegno, ecco, per arrivare, ecco, intanto di ammirazione di questa natura a certi livelli che è solo di qualcuno, e quindi è anche bello sentire la sua testimonianza, ma anche di fatica per raggiungere, ecco, questa bellezza, in questo caso della natura. Passiamo poi alla bellezza delle relazioni, non poteva mancare una psicologa. Ecco, è una psicologa che lavora, no, in questi ambiti, anche certe volte dove ci sono le ferite all'interno delle relazioni, e quindi mi sembra importante, soprattutto oggi, dove le relazioni tante volte sono deboli, sono fragili, sono così momentanee, ecco, ritrovare invece di nuovo forza, collegamento, ecco, per rendere bella anche la vita di tutti i giorni. Perché se uno riesce ad avere delle belle relazioni, allora automaticamente diventa bella anche la vita. Ecco, e quindi il colloquio sarà con la dottoressa Maura Anfossi. Chiudiamo questa serie di appuntamenti con venerdì 27 novembre, Gesù Cristo, sì, una bellezza incarnata. Ecco, cioè Gesù Cristo che non è stato così una bellezza astratta, ma ha cercato di rendere bella la sua vita, pur nelle difficoltà, nel lavoro, nella vita di relazione, prima con i genitori e poi con gli apostoli, e poi relazione anche nel momento supremo, ecco, sul Calvario, che ha continuato a mantenere queste relazioni aperte anche con chi lo stava crocifiggendo, ecco. E mi sembra che sia veramente un'esperienza concreta di bellezza, quindi di umanità, resa bella in tutte le sue dimensioni, nella gioia, nel dolore, nello stare con gli altri, nelle fatiche. Ecco, come mai la scelta di un monaco, del dottor Luciano Manicardi, sì, che è vicepriore della comunità, ecco, di Bolse? Sì, tra l'altro una persona molto preparata, che è già venuto altre volte, quindi c'è una platea che lo conosce, che lo apprezza e quindi lo ascolta volentieri, ma anche proprio perché attraverso, direi, la riflessione, attraverso lo studio, forse più di altri riescono a vedere, ecco, questa bellezza interiore, bellezza interiore che ha il suo riflesso concreto in Gesù Cristo. Bene, allora mi raccomando, se non l'avete già fatto andate ad iscrivervi, perché i posti ovviamente sono limitati, quindi prendete subito contatti con la parrocchia di San Paolo di Cuneo stessa, con l'ufficio parrocchiale, oppure con altri punti di raccolta delle iscrizioni, una libreria Stella Maris, l'oggettistica Stella Maris, l'ippogrifo, la cartoleria Piccolo Mondo, insomma, sì, cercate uno di questi punti, se non vi comoda la parrocchia, ecco, per andarvi a prenotare. È meglio prendere tutto il pacchetto, perché così certo, sarà, sì, più facile poi gestirlo anche in ambito. Ci sono prezzi ovviamente molto popolari, adatti alle famiglie, agli studenti, insomma, sì, veramente, sì, tutto è possibile, pur di avere questi momenti di confronto e di proposta, come li ha definiti giustamente Don Gianni, che ci permettono di fare delle riflessioni importanti sulla nostra vita, e di questi tempi riflettere, sì. Sì. È veramente un lusso, sì, quasi, veramente. Quindi strappatevi questo tempo dalla vostra frenesia quotidiana, sì, e dedichiamo un po' di tempo tutti insieme alla riflessione. Grazie, certo, grazie Don Gianni, grazie. Buon proseguimento per questi per diventare anche eventi. Noi un campo di girasoli. Un campo di girasoli.